Tele Dorruti, Dolci Desideri, la gelateria Tony, Claudio Desideri. Ne approfittiamo per ricostruire uno squarcio tragico di storia italiana. Qui siamo a Monteverde Nuovo, piazza San Giovanni di Dio. Qui molti anni fa ci furono degli scontri. Lì era la sede del movimento sociale, ma parliamo di un'altra cosa. Caro Claudio, tu mi hai raccontato che voi siete una dinastia di pasticceri qui a Monteverde, tra vecchio e nuovo. Cosa accadde nel 1978? Sì, circa in quel periodo. No, durante il sequestro Moro. Durante il sequestro Moro successe che trovarono. No, dopo il sequestro Moro. Vabbè, perché no. Trovarono nella sede di via Paolucci, via Pio Fa, c'era la tipografia delle Brigate Rosse. Trovarono la carta della pasticceria. C'era scritto sulla carta? C'era scritto l'indirizzo della pasticceria, Vittorio Desideri, pasticceria Desideri, ma non ricordo che c'era scritto sulla carta. Quindi i brigatisti mangiano i dolci. Mangiavano i dolci. E dunque una sera, verso l'ora di chiusura, arrivò la polizia e bloccò tutto il negozio, abbassarono le serrande e cominciarono a perquisire dentro per vedere se trovavano qualcosa di compromettente. Alla famosa tipografia di via Pio Fa si trova la testina della macchina da scrivere, la testina rotante. Adesso c'è un negozio di tessuti, tende, tendaggi. Questo è il riciclo, no? Dove un tempo c'era la famigerata tipografia delle Brigate Rosse. Sì. Dove venivano? Oggi i volantini delle Brigate Rosse vengono battuti all'asta da Bolaffi e raggiungono delle cifre. Quello lì della rivendicazione dell'omicidio di Moro, 32.000 euro è stato battuto all'asta. Bene. Ormai sono pezzi storici. Come no? Come tali fanno parte delle varie collezioni. Tu sei sempre laziale, nel frattempo. Sempre laziale, sempre. Cos'è che sostieni tu? Che nessuno come il romanista è addict di merchandising? No, sono unici. Loro comprano tutto, Pure le calze quelle lì. Tutto, mutande, calze, ciabatte, asciugamani, tenute da spiaggia, parrucche, accappatogli, tutto, fazzolettini, qualsiasi cosa, occhiali, lenti a contatto, una gialla e una rossa, tutto. Sembra una chiusura splendida. Sì. Claudio Desideri, Dolci Desideri, la pasticceria, la gelateria. Monteverde Nuovo. Qui c'era la standa, io ogni volta che passo da qui penso sempre alla standa. Quanti anni so che non c'è più la standa? Saranno una trentina d'anni, no. 25 sicuri. 25. Perché la mia memoria è rimasta, che io passo da qui e ci vedo la standa ancora adesso? Forse è un'immagine del posto, quei flash che restano. Io ti stavo dicendo che ci ricordo il cinema delle terrazze. Misteri della mente. Già. Tele Dorruti, Claudio Desideri.